Buon lunedì mattina, buon lunedì, insomma ce n'abbiamo da dire, mettetevi seduti perché ce n'abbiamo tante da dire. E abbiamo perso un derby, uno dei tanti, a me mi rode il culo perdere il derby tantissimo. Io ho un rapporto con la Lazio pari a quello che quando esci da casa la mattina e acciacchi la merda. È il rapporto che io con questa squadra, con questa gente. Non me ne fotte un cazzo cioè, se la siano presa perché ho detto che sono brutti, perché sono brutti, sono brutti, siete brutti, siete gente brutta, siete una squadra brutta, fatta di gente brutta, con un presidente brutto, siete brutti, nel senso proprio, non so se mi capite, siete brutti. Avete vinto il derby, benissimo, ficcatevelo al culo questo derby vinto, proprio senza vaselline, tanto siete pure abituati, e noi andiamo avanti così. Ho sentito commenti da un canale YouTube che si chiama Gli Avariati. Questo qua è uno di quelli che vogliono fare i giornalisti, praticamente, perché ci sono questi YouTuber che vogliono fare i giornalisti, capito? Questo ha detto una riga di cazzate che voi neanche ve l'immaginate, ma voi neanche ve l'immaginate. Io non so che cazzo di partita hai visto tu, te l'ho anche scritto, vatti a vedere il Frosinone, vatti a vedere il Frosinone. Perché tu di romanista hai veramente poco, ma molto poco, molto poco. Altri commenti, altre cose, tralasciamo. Volevo parlare di questo imbecille e basta. Questa avaria, cioè, avete scelto un nome, avariati, siete proprio avariati. Ma noi, voi volevate fare col VAR, volevate fare, capito, l'assonanza VAR. No, no, voi siete proprio avariati. Voi siete quelli di cui il tifo romanista non ha bisogno. Quindi andate, andate. Ho anche fatto pubblicità che tanto avete anche abbastanza iscritti, presi come non si sa, però avete abbastanza iscritti. Siete comici, siete tra i comici del tifo della Roma. Che dire, ragazzi, io sono dalla parte di Mourinho, mi piace comunque il suo modo di fare, mi piace il suo modo di mettere la squadra al centro, mi è piaciuto ieri il modo di prendere tutti, prima di mandarli sotto la curva e di parlarci tutti insieme. Quello che ha detto va un pochettino oltre, dire che noi abbiamo dominato la partita non è vero, non è vero, perché non è vero, però va bene che lui lo dica, perché comunque ha dei ragazzi e ci sta che lui è un maestro in questo, nel fare squadra. E quindi ci sta, io sostengo lui e sostengo la Roma e la sosterrò fino a andassimo pure in Serie C. La sosterrò perché sono della Roma. Per quanto riguarda tutte le critiche che vengono adesso, ovviamente quando si perde ci sono le critiche che piovono proprio sulla squadra. È vero, la squadra è stata costruita a cazzo. È costruita a cazzo perché nel discorso proprio dei ruoli c'è un attacco più che coperto, un centrocampo assolutamente scoperto, le corsie laterali assolutamente scoperte. Ma probabilmente Pinto si è destreggiato in questo mercato. Probabilmente Pinto non è uno che ci sta da 20 anni dentro. Non so neanche cosa pensare, non so neanche se si è ha parlato a sufficienza con Mourinho, ma credo di sì. Credo di sì. E il risultato è questo. Io adesso non so se a gennaio avremo un mercato di riparazione vero e proprio. Prima di tutto perché non so se ci siano veramente i soldi, anche se tanti dicono i soldi ci sono, io non lo so. E non so se i Friedkin sono disposti a tirar fuori altri soldi. Certo che quando sento certe critiche,
dicono invece di spendere 45 milioni per un attaccante, potevi prendere un altro centrocampista, un laterale. Non lo so, magari hanno ragione loro. Magari hanno ragione loro. Vediamo giocatori che sono già cotti adesso. Già cotti perché venivano da un europeo. Hanno fatto tutto il precampionato, il campionato. La formazione da Roma è sempre quella. È sempre quella. I rincalzi sono del centrocampo, per esempio, sono Darboe, sono Villar, sono Diawara. Il mister non li vede, anche se poi a parole ne parla pure bene, però non li vede, non li mette mai in squadra, li manda più delle volte, li manda addirittura in tribuna. Ed è evidente che noi non possiamo andare avanti con questi 11, 11-12-13 al limite, avanti sino al mercato di gennaio di riparazione, che peraltro non si sa se potrà produrre qualche nuovo acquisto questo mercato di riparazione. Quando si perde si sa, vengono tante critiche. Adesso c'è qualcuno che dice: ma per prendere uno come Mourinho dovevi fare la squadra per Mourinho, se no tanto vale che prendevi un allenatore giochista, uno da costruzione, magari un giovane. Ci sta tutto, ragazzi. Io però voglio solo dire che, mazza che fusto, volevo dire, fustaccio, volevo dire che io sono dalla parte del Mourinho, sono romanista. Quindi sto appresso a quello che fa Mourinho, a quello che fa la società. E sono convinto che le cose andranno meglio. Io ribadisco che ieri ho visto la maglietta sudata, mi è piaciuto molto l'atteggiamento della squadra. Da oggi in poi il primo che spara su Zaniolo gli sputo in faccia. Perché il miglior giocatore della Roma è il miglior giocatore italiano, Niccolò Zaniolo. E credo che questa Roma debba partire veramente da Niccolò Zaniolo e da Lorenzo Pellegrini. Lorenzo Pellegrini, tanto vituperato Lorenzo Pellegrini, che ieri si è visto benissimo quanto mancasse. Basta, giù le mani da questi giocatori, questi sono dei patrimoni della Roma, sono giovani, noi dobbiamo attaccarci a questi, a questo, dobbiamo attaccarci a Tammy Abraham, a Kalashnikov, a Vigna, che ieri è stato massacrato, Vigna che è stato messo in campo, probabilmente Vigna ieri non era giusto che giocasse la partita perché era visibilmente in difficoltà, però Vigna è un altro patrimonio di questa Roma. E è troppo facile dire domenica scorsa che Mancini è stato un fenomeno quando Mancini ci fa perdere la partita col Verona e ieri fa il resto. Quindi vorrei dire a tutti di prima di tutto di stare calmi e poi di guardare, di cercare di guardare veramente dove sono da guardare le cose. Perché a volte non dico di miopia, ma siete proprio, non riuscite a inquadrare le zone del campo dove ci sono i problemi. Ragazzi, io vi saluto, Forza Roma sempre di più di ieri e domani sarà ancora di più. E per tutti quelli che parlano della Roma, però sotto sotto non sono romanisti, lasciate perdere, guardatevi il Frosinone, che forse è molto, ma molto meglio per voi. È la realtà vostra. Iscrivetevi al canale. Ciao.